Ciao, sono Paolo Brada, mi piace riparare di tutto e riciclare ciò che non è riparabile. Iscriviti al canale e spunta la campanella con la voce tutte, così saprai quando pubblico un nuovo video. Oggi sono qui a vedere se si può fare qualcosa per questa moletta molto compatta, marchiata ShopMate McGraw Edison. Se non ho capito male, potrebbe essere anche di derivazione americana, perché ci sono delle indicazioni che ricordano un po' l'America. Ha anche l'alloggiamento per una piccola lampada qui sul davanti. Insomma, quando l'ho vista mi è sembrata un po' una mezza cinesata, però guardandola meglio non sembra proprio una cinesata. Sicuramente è una moletta trasportabile per piccoli lavori. Ora, ho già intravisto delle cose non tanto simpatiche, ovvero questa pietra, questo disco di pietra che gira molto storto, quindi c'è da capire che cosa è successo, e da questa parte c'è questa ventola che non capisco perché sia stata montata, sicuramente non è originale. Da questa parte ci andava probabilmente un'altra pietra di una grana diversa o una spazzola. Io ho già provveduto a rimuovere qualche vite per portarmi avanti, ho svitato le viti qua dietro in modo da poterla disassemblare. Qui se ne viene totalmente l'anteriore e abbiamo a vista il motore. Dovrebbe essere un motore a magneti senza spazzole. Cosa strana però che non è presente un condensatore di spunto. Generalmente ci sono. Ora non so se manca oppure è proprio così. Come vediamo, la sua ventola di raffreddamento c'è già all'interno, quindi non capisco questa perché sia stata montata. Ora andiamo a smontare con una chiave da una parte e una pinza dall'altra, o due chiavi. Qui sinceramente non capisco il motivo di questo. Queste 30.000 rondelle, sì, vabbè, per spessolare, perché ovviamente questa, no, è una ventola che sembra di un alternatore d'auto, penso. Non c'entra niente con questo tipo di attrezzo. E qui abbiamo 30.000 rondelle messe a spessolare apposta. Da quest'altra parte c'è la sua moletta. Vediamo qui. Use safety word, vabbè, ovviamente. 4.965 RPM, giri per minuto, quantomeno è coerente con quanto dichiarato in targa. Use wheels rated 3600 RPM o Higher, praticamente utilizzare delle ruote che supportino almeno 3600 giri. E ora possiamo vedere l'albero. Il disco di pietra era montato su questa parte dell'albero e abbiamo visto che girava visibilmente storto. Provando a montarlo invece da quest'altra parte, gira molto meglio, direi che è perfetto. Quindi potrebbe essere che abbia preso un colpo da questa parte, si sia leggermente storto l'albero. In effetti, facendolo girare si vede, non so se si vede dal video, ma io lo vedo che è leggermente storto. Ora potremmo smontare tutto l'albero e metterlo sotto la pressa e cercare di raddrizzarlo, ma prima vorrei vedere se la mola parte e funziona. Ho collegato un cavo volante, ora vado a richiuderla provvisoriamente e proviamo a collegare. Beh, quantomeno sembra funzionare, quindi direi che possiamo procedere a cercare di sistemarla. L'albero, come possiamo vedere, è abbastanza esiguo, non ha un grosso spessore, quindi è anche normale che in seguito magari ha un impuntamento sulla mola. Qui potrebbe essercene già anche un segno su questo disco, si sia stortato. Quindi o lo mettiamo in pressa o facendolo girare vediamo qual è il punto dove si è stortato. Lo teniamo fermo e proviamo a dargli un colpo col martello a vedere se succede qualcosa di buono. Sembra leggermente migliorato, non ancora perfetto però. Ovviamente queste sono manovre un po' complicate da eseguire, perché stiamo parlando di cose di fino. Quindi proviamo a rimontare la ruota dove era originariamente e possiamo dire che è tornata quasi perfetta. Direi che così a mano libera
raggiungere un risultato migliore. È dura, però mi sembra abbastanza dritta, anzi. Stavo cercando qualche disco da mettere da quest'altra parte quando mi è capitato tra le mani questo mandrino di abitatore e guardando la filettatura ho pensato: non è che niente niente ci si attacca sopra. E a quanto pare, ragazzi miei, è proprio lui, preciso. Questo dovrebbe offrire una gran bella possibilità, ovvero quella di poter montare da questa parte svariati utensili, svariate spazzole che altrimenti non ci si potrebbero montare. Per esempio, questi utensili della Norton con carta vetrata, lo vado a mettere nel mandrino e possiamo utilizzarlo. Ovviamente di questi ce ne sono di diverse dimensioni. Oltre a quello ci si possono mettere anche le classiche spazzole d'acciaio se dobbiamo spazzolare qualcosa. Quindi direi che momentaneamente tengo il disco di pietra da questa parte e da questa parte ci tengo il mandrino. Quindi ricollego per bene l'alimentazione. Ok. E posso rimontare il tutto. Rimontiamo anche i piedini. La protezione lato disco. E vediamo se è tutto ok. Ragazzi, anche silenziosissimo. Spettacolo. Il suo lavoro lo fa, ovviamente il motore è piccolino, 135 watt, quindi è fatta per piccoli lavori, se spingiamo troppo tende a fermarsi. Però se bisogna affilare qualche strumento, per esempio uno scalpello, direi che fa egregiamente il suo lavoro, anche con una spazzolina per piccoli pezzi. Il suo lavoro lo fa, quindi direi che posso ritenermi soddisfatto, sono riuscito a recuperare un altro utensile carino. Bene amici, anche questo video è terminato. Io come sempre vi chiedo di farmi sapere che cosa ne pensate nei commenti, vi chiedo anche di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti e spuntare la campanellina se volete restare aggiornati sui futuri video. Mettete mi piace se il video vi è piaciuto o non mi piace se il video non vi è piaciuto. Condividetelo con i vostri amici perché potrebbe essere utile a tanti altri come noi appassionati di fai da te. Così facendo mi aiuterete a far capire al mondo intero quanto è importante riciclare, riutilizzare, utilizzare le proprie mani e quanto è bello costruirsi le cose in fai da te. Detto ciò, a me non resta da fare altro che salutarvi e augurarvi buon fai da te a tutti.